Alessandro Romoli, i microfoni in compagnia di Marco Crespi. Alla fine non c'è solo Udonis Haslem, c'è soprattutto la partita Miami Heat contro Los Angeles Lakers. Due squadre che due anni e mezzo fa, non 25, due anni e mezzo fa si sfidavano per vincere il titolo NBA che poi vinsero i Los Angeles Lakers. Qualcuno ha cerchiato 11, 12, 13 febbraio, scegliete voi come data possibile del sorpasso all'uomo che ancora oggi detiene il record di maggior numero di punti segnati nella storia della NBA, che se la gioca contro Jimmy Butler, che prova a sfilargli la palla, poi tiro cadendo indietro che non è marcabile da nessuno. Diventa più semplice di quanti sono stati complicati, e questa è la conferma, questo intercetto, gli attacchi a metà campo dei Lakers. Questa volta bene Butler su di lui, ancora Walker, nuovamente la penetrazione, lo scarico per LeBron James, il cronometro in testa, brucia proprio la serie dei 24 secondi con il jumper del 13-10. Infatti il risultato è una palla che finisce sul ferro. Beverly ancora per LeBron, altra tripla a bersaglio. Diciamo che stasera questo campo gli piace un po' di più. Nel basket che cambia. È arrivato Westbrook e si fa notare immediatamente con il tuffo a centro area e sottomano con la mano sinistra. Non è lo stesso giocatore. Miami ci fa vedere sprazzi di difesa alla Miami Heat, grinding, come ama dire coach Eric Spoelstra, sempre il solito primo piano per Udonis Haslem, che è un po' il protagonista di questa partita per quello che avete visto all'inizio della telecronaca. Altra palla persa nell'attacco dei Los Angeles Lakers che si trasforma in recupero contropiede per Miami, che aspetta Adebayo che arriva da dietro, attacca fisicamente, sbaglia, tocca rimbalzo in attacco, adesso il divario è più 8. Adesso lo hanno fatto, questo è un tiro preso con ritmo e infatti in transizione va a bersaglio. Perché? Perché i Lakers sicuramente tirano poco, solo il 31% dei loro tiri viene da dietro la linea 3, però l'anno in cui hanno vinto il titolo era il 32%, la stessa cosa quasi. Però sei d'accordo? Io ho dei ricordi chiaramente di quella squadra del titolo, anche per le caratteristiche dei giocatori che avevano personale un po' più qualificato attorno a LeBron e a Anthony Davis, mettiamola così. Altro tiro da tre, anche questo con discreto ritmo, e viene preso. E poi penso che sia così intelligente da capire: non posso con la rabbia trascinare questi compagni, questo roster, quindi faccio questa volata segnando ancora due punti, la celebro in questo modo, subisco un fallo. Questo è il meraviglioso passaggio per tempismo, non tanto per tecnica ma per tempismo. Adesso la volata dritto per dritto, alcune volte lo fa proprio per insicurezza, si vuole prendere il tempo del salto per sperare di poter leggere qualche cosa, ma non sempre accade. Walker, che non è proprio il miglior passatore della squadra, si avventura in una situazione che infatti gli fa fare una brutta figura, e poi Westbrook, grande intervento da dietro su Adebayo, si prende la soddisfazione di stopparlo, poi Lakers stanno a guardare e Vincent raccoglie quella mela che cade dall'albero. Walker con la palla in mano, Walker deludente, il suo on-off è negativo quando lui è in campo, i Lakers fanno meno 5, quando lui è fuori fanno più 4. Può aver cambiato un po' gli equilibri della squadra, anche se il signore che vedete segnare tendenzialmente dovrebbe ancora essere il punto di riferimento della squadra, il numero uno, se vogliamo identificare numero 1, 2, 3 da un certo punto di vista. Bel rimbalzo da parte di Bryant che mangia sulla testa della difesa. Palla schiacciata a terra per Adebayo nel suo duello con Bryant, aspetta il movimento proprio di Tyler Herro. Bella palla schiacciata a terra, grande lavoro da parte di Tyler Herro. Dicevo, quello che ho detto sul contratto sembra una cosa, anche se pure con il nuovo contratto sembrerà un giocatore di alto livello, comunque è giovane ragazzi, questo è giovane, è entrato nell'NBA presto, ha già giocato una finale NBA e quindi già lo identifichiamo come una mezza star NBA. Ancora Vincent che attacca con Adebayo, pick and roll, diciamo una combinazione a due giocata nello stretto, viene infilzata la difesa dei Los Angeles Lakers che adesso crollano a meno 13. L'idea è raddoppiare LeBron James visto che in linea di massima segna lui. No, per nulla, anche se quello è Patrick Beverly e non dovrebbe farsi intimorire da niente, da nessuno.
Jimmy Butler sull'aiuto un po' leggerino da parte di Bryant, va ancora a bersaglio, cerca di replicare dall'altra parte Bryant, trova il corpo di Bam Adebayo, no. Ancora Martin, molto efficace col tiro dalla grande distanza, il momento buono dei Lakers è stato quello a cavallo tra il 13 novembre e il 4 dicembre, quando hanno vinto 8 delle 10 partite giocate, poi chiaramente dopo è arrivato anche l'infortunio di Anthony Davis e lì sono arrivati i problemi più gravi per i Lakers. Regala l'extra possesso ai suoi, ancora Oladipo, tripla con spazio, sbagliata anche questa, poi Adebayo sulla testa di tutti i Los Angeles Lakers. Questa partita sta andando nella direzione dei Miami Heat, dicevo, anche se dovrebbe metterli a proprio agio, ci sta. Io sono un giocatore che ha giocato a pallacanestro a un certo livello, pretendo che tu alzi il tuo livello per essere vicino al mio. Poi purtroppo non è che sono fatti tutti come LeBron James o sono tutti giocatori di talento, però è giusto che lui sia demanding, come dicono dall'altra parte dell'oceano. Ancora Martin, altra tripla al bersaglio, lui diciamo che nella c'è già sulla posizione del blocco del compagno, trovare gli spazi, fare quella sorta di passo indietro che fa sempre per proteggersi per un sacco di tempo. Lo stesso Gary Payton, è stato infortunato anche lui, LeBron James, che protesta anche con gli arbitri, si divora letteralmente la linea di fondo e trova due punti. Adesso Spoelstra vuole il time out perché i Lakers si affacciano in maniera minacciosa sul meno 12. E poi è cresciuto, anche se ha sempre fatto delle cose positive per far vincere i Golden State Warriors. Data la percentuale, prima segnava col 69%, adesso segna andando al ferro col 53%, una differenza che non può non influire nell'attacco di Miami. Schroeder a bersaglio con la tripla, i Lakers a 4 minuti dalla fine si riaffacciano sul meno 7 e anche dal linguaggio del corpo ci mostrano che comunque un'anima c'è e comunque, diciamolo chiaramente, del talento all'interno della squadra c'è. Poi Vincent si salva in qualche modo, si affida a Jimmy Butler che deve dare uno sguardo al cronometro. 8 secondi adesso allo scadere dei 24 contro Schroeder, lo vuole attaccare fisicamente, si stacca Toscano Anderson e fa una cosa rischiosissima, perché quello è Tyler Herro che probabilmente mette la tripla partita. Una cosa demenziale, Butler aveva quasi perso la palla, era con le spalle al canestro, perché staccarsi dal miglior tiratore? Senza però ottenere il risultato, ancora pick and roll che coinvolge Butler, trova lo spazio, due al tabellone e direi che ormai è cosa fatta, anche se Darvin Ham ferma la partita. Saluti sul terreno di gioco tra avversari che ovviamente si rispettano, la solida partita di Bam Adebayo. Una partita alla volta, vincere è la cosa più importante, non importa contro chi giochiamo, quello che conta è vincere. Giro di trasferte ad ovest. How do you keep that going? You got five away from home to open up 2023. Come potete essere ancora produttivi? Find a way. Grid out some wins. Troveremo un modo. Sarà difficile, ma siamo costruiti per questo. Queste le parole di Bam Adebayo.